siamo in Colombia perché oggi parliamo di Asprilla. Asprilla, il cavallo pazzo di Asprilla. Sì, il cavallo pazzo. Allora, una cosa che a me piace sottolineare sempre iniziando a parlare di Asprilla, giocatore formidabile. Ma infatti se non giocatore, si parla poco di questo. Sì, era incredibile. Cioè, oggi c'è Mbappé, no? Che certo. È forse il miglior giocatore del mondo in questo momento. Sì. Io non credo che lui abbia molti rimpianti, anche perché... Infatti, perché si diverte sempre. Un'altra cosa incredibile di Asprilla è che tutti quelli che lo hanno conosciuto ti parlano prima della sua pazzia, ridendo, e poi ti parlano dell'affetto che hanno per lui. È uno che ha sempre portato allegria. Una bella persona. Maldino non era un giocatore normale in quella epoca. La Colombia in quegli anni lì... La Colombia dei narcos, è vero, c'erano capitali assolutamente sporchi e criminali, però a livello calcistico i club colombiani erano ricchi, ma questa ricchezza è una differenza rispetto ad oggi, veniva utilizzata non per andare a comprare grandi giocatori. Ha avuto un'epoca la Colombia negli anni 50, prese di Stefano con i milionari di Bogotà, perché sì, avevano grande potere d'acquisto. Lì no, il fatto di essere ricchi permetteva di mantenere in patria i talenti locali. Cioè, che è quello che oggi in Sud America non si può fare più. Il calcio è pensiero, ma è anche istinto. È visione, così come suono e melodia. Può essere un atto perentorio o una sottigliezza che diventa leggenda. Un giudizio emesso a caldo, ma anche una rilassata chiacchiera davanti ad un drink ghiacciato. Noi, che il calcio lo amiamo nel profondo, non saremo mai qui per fornire inconfutabili verità o tracciare rigidi schemi. Vogliamo disegnare splendidi dubbi, magari raccontare placide illusioni, sicuramente portarvi suggestioni. Vi raccontiamo i giocatori più atipici, gli irregolari, i diversi. Io ci ho messo le parole. Alex Ullman, la musica, un tema ad hoc per ogni protagonista. Questo è un racconto a quattro e più mani, tutte intrecciate. È Asensio. Maneggiatelo con cura perché è forte, ma non prendetelo troppo sul serio, perché forse anche questa è soltanto un'altra illusione. In cui è rimasto gravemente ferito uno dei più pagati calciatori di tutti i tempi. Caricia, la linea di metà, Caricia, ora o nunca, e il tempo Caricia, gol! La prima associazione che si fa pensando a questo incredibile paese è con la droga e il suo traffico. Ma la Colombia è molto di più. È un intreccio di cose contrastanti, a volte anche inconcepibili, ma sicuramente uniche. È l'unico stato del Sud America che si affaccia su entrambi gli oceani, ma anche la cordigliera delle Ande e una porzione di selva amazzonica. Ha il quarto PIL dell'America Latina e negli ultimi due anni ha registrato una crescita vertiginosa, però anche recentemente la popolazione si è rivoltata per le condizioni disagevoli che riguardano tanti. Il suo popolo parla una settantina di lingue diverse. Ha fatto diventare in un certo periodo una sorta di eroe nazionale Pablo Escobar, vestendolo dei panni del Robin Hood. Y qué bueno es uno hablar del señor Pablo Escobar. El señor Pablo Escobar. È un posto reale dove accadono costantemente cose surreali. E non a caso in Colombia è nato anche il realismo magico letterario, così come Gabriel García Márquez, che con il suo 100 anni di solitudine lo ha irradiato in tutto il mondo. Anche a livello
livello di musica. C'è una piccola ma significativa particolarità nello scenario colombiano. È il paese della cumbia, ma a Cali si tiene il Festival Mondiale della Salsa, che avrebbe origini più cubane e newyorkesi, ma che nel capoluogo della valle del fiume Cauca ha trovato un enclave in grado di creare quasi un genere a sé stante. Il modo calegno di ballare la salsa non ha eguali e per questo è diventato un'attrazione mondiale. È più agile, vertiginoso e acrobatico. E dalla Valle del Cauca è arrivato un attaccante che ha incendiato gli anni 90 con questo tipo di stile, con questa follia pittoresca e artistica che ammanta la Colombia in ogni suo aspetto. Faustino El Tino Asprilla, un attaccante letteralmente incontrollabile in tutti i sensi. Il calcio alla fine degli anni 80 in Colombia è realmente di un livello pazzesco. Le ricchezze sconfinate e criminali fanno sì che per i narcos il football sia un giochino, ma anche e soprattutto un ottimo modo per lavare l'immagine e i capitali. Un saluto molto speciale per tutti i deportisti. Questo, unito a degli istruttori illuminati come il Pacho Maturana e il suo socio Bolillo Gomez, unito soprattutto ad una generazione straordinaria di talenti che non devono essere venduti all'estero ma possono rimanere a giocare in patria, fanno sì che club come l'América de Cali e soprattutto il Nacional de Medellín arrivino ai vertici del calcio sudamericano e che la nazionale si configuri come una delle formazioni più forti del mondo. In porta c'è il portiere goleador René Higuita, in difesa l'elegantissimo, fortissimo e sfortunatissimo centrale Andrés Escobar, c'è il regista Riccioluto, il Pibe Valderrama, c'è il potentissimo Freddy Rincón, c'è l'imprendibile Tren Valencia, tutte superstar di un calcio bello, allegro, spettacolare, vincente, almeno finché le cose vanno bene, perché poi lo sappiamo, basta una giocata avventata, una scivolata sbagliata, un'autorete nel peggior momento possibile e allora la vita diventa morte. Ma fra tutte queste stelle, la più fulgida è quella del Tino Asprilla. Che vacilada, agora pode ser. Asprilla, tá pra você, olha aí, pintou o primeiro. Non pensate alla classica storia del fenomeno nato nella miseria e diventato poi un campione incapace di controllarsi. Viene da una famiglia di classe media e ha avuto un'infanzia sostanzialmente felice. Semplicemente stiamo parlando di una macchina da Formula 1 con un motore pieno zeppo di cavalli, un'aerodinamica avveniristica, gomme perfette e scarichi ruggenti, ma senza freni. E infatti, con le auto, con il pallone, con la sua sbandierata arsa amatoria e persino con le pistole, sarà sempre protagonista di evoluzioni fuori controllo, come una cumbia elettronica quasi psicopatica. Infatti dove arriva questo pensavo facendo il pezzo, mi sono poi ispirato a un pezzo che si chiama Mi Mujer di Nicolas Jarre, non so se è presente, sì. È un cileno, non è colombiano, sì. Però sempre un po' la roba latina e quindi pensavo a, sai, quell'amico che abbiamo tutti, che è quello un po' il più pazzo della banda, che poi quando tu vai a letto lui va avanti e tu non sai se lo rivedrai mai, perché è così pazzo che può succedere qualsiasi cosa, però c'è anche questo andamento che vedrai nel pezzo, che comunque va avanti, va per la sua strada e in qualche modo ce la fa e si diverte e fa tutto quello che vuole fare. A me questa idea mi dava un po' Asprilla. Gasela Negra è uno dei soprannomi che gli hanno affibbiato durante la sua carriera, ma il più antico, arrivato ancora prima del boom del calcio, è il Pulpo, e col pallone non c'entra niente. Lo chiamano così i vecchi amici di Tuluá, fra cui l'onnipresente Caremonca, che lo accompagnerà ovunque diventando protagonista di riflesso di situazioni incredibili.
Aspria è il polpo perché arraffa e mette in bocca qualsiasi boccone di cibo gli capiti a tiro, ed è un'immagine perfetta per fotografarlo. Allora, quella volta lì, ho preso un pezzo di carne, ho tagliato, ho messo piccante, tutta la sale. Ah. La stella di Aspria si accende con l'arrivo degli anni 90, quando giunge al Nacional di Medellín, dove vince il suo primo e unico campionato, e soprattutto durante il preolimpico del 1992, dove con la nazionale mette in mostra un gioco selvaggio e inarrestabile. Le sue partenze in verticale sono pugnalate insostenibili. La sua andatura caracollante e sinuosa lo rende imprevedibile come il cambio di ritmo di un percussionista di congas. Si muove su tutto il fronte dell'attacco, dribbla in spazi strettissimi, si lancia non appena fiuta una prateria e segna con entrambi i piedi. Innamorare il patron del Parma, Calisto Tanzi, che sfruttando il suo strapotere in Sud America grazie alle attività della Parmalat riesce ad anticipare la foltissima concorrenza e a portare la gazzella nera in Italia. Aneddoto divertente come tutte le cose di Aspria: quando il Parma lo prende dal Nacional di Medellín, la trattativa per il club, il Nacional di Medellín, ma anche per il giocatore, la fa il presidente del Nacional. E alla fine, secondo Aspria, ci fu una cifra, un mezzo milione di dollari che spettavano al giocatore, che si intascò il presidente. Anni dopo, l'allora presidente del Nacional chiese ad Aspria un contributo per una sua campagna elettorale, non so cosa si candidasse. Aspria ha risposto: amico, gli hai già presi i soldi, sei a posto, sei a posto. Bellissimo. Lo sbarco in Europa di questo ciclone colombiano avviene in un posto tranquillo e di provincia, Parma, che però in quel momento rappresenta un centro rilevante nel calcio italiano, ovvero per distacco il più importante movimento mondiale. Tuttora il Parma rimane il quarto club italiano per numero di titoli internazionali conquistati, 4, dietro solo a Milan, Juventus e Inter, tutti con Aspria. Dominando il club. Al suo arrivo trova un allenatore apparentemente ferreo ma molto acuto, come Nevio Scala. Soprattutto le sessioni mattutine sono un problema per il Tino, che spesso non ha neanche fatto in tempo a passare da casa e deve presentarsi all'allenamento. E magari fare una di quelle camminate che piacciono tanto al suo allenatore. Una mattina proprio non ce la fa. Si addormenta passeggiando in riva a un lago e ci casca dentro. Non è una delle sue peggiori, ma è una di quelle che farà dire a Nevio Scala: la realtà è che mi faceva spaccare dal ridere, però non potevo farlo capire alla squadra, dovevo mostrarmi intransigente. A me mi diceva sempre la stessa cosa: dai Tino, grinta, grinta, cattiveria, dai Tino, cattivo, grinta, cattivo, Fra il 1992 e il 1993, quindi in un'epoca piena di grandissime figure, il Tino Aspria è un attaccante fortissimo, devastante a livello mondiale. Per chi non se lo ricordasse, si può addirittura scomodare il nome di Mbappé per la capacità di dominio calcistico a velocità vertiginose, con una testa diversa, d'accordo, ma non così lontano come valore assoluto. Lui tiene tante cose che gli altri non hanno: una grande velocità, è un giocatore imprevedibile, un giocatore che non si sa mai quello che fa. Un grande allenatore mi disse una volta che la differenza vera si fa alla velocità a cui sai essere ultra tecnico. Certo. Aspria era assolutamente così: destro, sinistro, dribbling, partenze. Solo che partenze lo sapevi, arrivo, boh. Anche perché ha la tendenza al gol pesante. Ma che
tuvimos la oportunidad de ver el gol que hiciste el domingo y este país está muy orgulloso de ti. Nella sua prima stagione a Parma segna quello su punizione a San Siro, lasciando inchiodato Sebastiano Rossi, che rifila al Milan di Capello la prima sconfitta dopo il record di 58 gare di campionato senza mai cadere. Soprattutto con le sue fiammate trascina i Ducali alla conquista del primo trofeo europeo, la Coppa delle Coppe, vinta il 12 maggio del 1993. Ce l'ha portato lui lì il Parma, con una storica doppietta segnata al Vicente Calderón di Madrid contro l'Atletico. Sinistro e colpo di testa, con l'immancabile voltareta, la ruota, con cui festeggia ogni rete. La finale di Wembley contro l'Anversa però Asprilla non la gioca. È infortunato, perché? Perché una settimana prima è tornato a casa, a Tuluá, in Colombia, e ha avuto uno dei suoi soliti incidenti di traffico. È andato addosso a un autobus ed è arrabbiatissimo, vuole aggredire il conducente, che si ripara chiudendogli davanti le porte dell'automezzo. Lui cosa fa? Le prende a calci, spacca il vetro e si apre un polpaccio. È infortunato e non può giocare la finale. Quella Nebioscala non l'ha presa tanto bene. Gioca invece sia alle finali della Supercoppa Europea del 93, strappata al Milan campione d'Europa, che quelle della Coppa UEFA 1995, vinta sulla Juventus, e fa un cameo anche in quella del 99, a Mosca, contro il Marsiglia, al culmine di una stagione di ritorno a Parma, quando già però si vedeva il tramonto all'orizzonte. Ma nei primi anni 90, Asprilla, in Italia, è un vero simbolo di sport e di costume, anche proprio per la sua fama di sex symbol, generata dalle sue attitudini, dalle sue dichiarazioni sempre molto sfacciate riguardo alla sua passione per le donne, e anche da foto piuttosto dettagliate che compaiono sulle copertine patinate, sia al di là che al di qua dell'oceano. Anche in patria impazziscono per lui, specialmente dopo un'altra doppietta epocale, quella servita nello storico 5-0 inflitto dalla Colombia all'Argentina sul prato del Monumental nel 93. Ecco otra vez a Asprilla, señoras y señores, il partito sta 4-0 e 30 minuti. Quei gol e quella partita indicano addirittura la nazionale allenata dal Pacho Maturana come la favorita per la conquista del mondiale statunitense nel 1994, che invece andrà in tutt'altro modo e, come sapete, costò addirittura la vita al suo compagno e amico Andrés Escobar. D'altra parte, ve l'ho detto, in Colombia l'allucinante è normale, nel bene e purtroppo anche nel male. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta. La seconda parentesi europea di Asprilla avviene in un altro luogo che pare completa antitesi dell'habitat naturale del colombiano. Newcastle, Tynan-Wear, freddo nord-est inglese. Ci sono due flash che fotografano bene la sua esperienza fatta lassù, con 18 gol in 60 partite giocate. Il primo è quello del debutto, un debutto avvenuto dopo che aveva conosciuto i compagni solo durante il pranzo prepartita, peraltro annaffiato, si dice, da uno, probabilmente due bicchieri di vino. Un debutto poi condito dall'assist con cui si è presentato al pubblico del Newcastle. Ma il ricordo più grande che Asprilla ha lasciato alla gente dei Magpies è quello legato al debutto assoluto del Newcastle United in Champions League contro il Barcellona di Van Gaal, battuto 3-2 con una tripletta dell'attaccante arrivato da Parma, un attaccante che era arrivato in ritardo alla convocazione allo stadio per la partita, e la scusa, sorridendo nei confronti del manager Kenny Dalglish, è stata: perdono boss, stavo facendo sesso. Soy rey. A medida que la bola entraba, dejé de soñar. A medida que la bola entraba, dejé de soñar.
bendita que la bola entraba creyendo soñar. E noi cosa balliamo? Voi state ballando con un Sex on the Pitch. Vabbè, Asprilla, Sex on the Pitch sul campo. Esattamente, veramente l'ha fatto. Cinci. Figurati. Alla vostra. Alla tua. Un altro cortapiernas, bello fresco, che te... colorato e dolce con appunto i sentori colombiani, sì, per eccellenza, sì, iconici, la frutta. Asprilla nella sua vita ha sparato a raffica, senza pensarci troppo, senza fermarsi mai, forse anche senza prendersi mai del tutto sul serio. Lo ha fatto letteralmente, finendo ripetutamente nei guai con la legge per il suo facile utilizzo di armi da fuoco, come quando durante un allenamento con la U de Chile esplose 3 colpi di pistola per spronare la squadra a correre di più, creando grandi risate fra i compagni e terrore cieco fra i giornalisti. E più in senso lato, creandosi un alone da supermacio, senza, come vi dicevo però, prendersi veramente sul serio, ma seguendo solo le sue libere, scatenate attitudini. Fra le migliaia di proposte che ha ricevuto c'è stata anche quella di diventare un attore hard, declinata sghignazzando perché, tanto come ha detto lui, le star del genere già conoscevano l'indirizzo di casa sua. Ma è fondamentale per averne la reale dimensione considerare che sì, è stato un'irripetibile figura mediatica, ma anche un calciatore di rara bravura, che sì, ha avuto una vita piena di sborni orgiastiche, ma che nel contempo ha giocato a calcio ai massimi livelli per quasi 20 anni, vincendo 10 trofei in uno dei decenni più competitivi nella storia del gioco, peraltro senza mai vestire la maglia di un colosso. E ispirandosi a questo fenomeno selvaggio, si potrebbe anche rispondere con una risata a chi, per lui come per altri, sostiene che con un'altra testa, con altre attitudini, con altri comportamenti, avrebbe potuto ottenere anche di più. Semplicemente non avremmo avuto il Tino Asprilla e chiunque ci ha giocato, chiunque lo abbia ammirato, chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, sostiene sempre che senza quel suo surreale, perenne, continuo, clamoroso carnevale ci saremmo persi qualcosa di veramente incredibile. Espero que Marcela me la vuelva a cantar cuando nos encontremos. Sueño con ese día, como sueño con la manga, el guayabo y mi flota de trapo.